Da quest'anno abbiamo deciso di partire proprio col settore femminile, farlo sicuramente il meglio possibile. E abbiamo deciso di partire con due poli proprio per dare la possibilità a tutte le ragazze del Novarese, dell'Alto Novarese e del VCO di entrare a far parte del Novara Calcio. Ringraziamo l'Accademia Novara che ci darà la struttura per fare il polo a Novara. E l'altro polo sarà a Borgomanero e naturalmente ringraziamo il Comune di Borgomanero che ci ha fornito questa possibilità, dove a Novara faremo attività dai 2006 fino ai piccoli amici, quindi 2011-2012 l'anno prossimo, mentre a Borgomanero partiamo dai 2003 in giù, quindi bene o male le attività sono copriamo tutte le fasce d'età. Per quanto riguarda Borgomanero abbiamo il signor Cerutti Maurizio e a Novara ci siamo affidati a un'allenatrice che ha avuto esperienze l'anno scorso e 2 anni fa alla Provercelli. A Borgomanero creeremo tre società, cioè tre squadre. Queste tre squadre saranno l'Under 15 che si allenerà nel comune di Maggiora e giocherà invece nel comune di Borgomanero. Poi ci sarà la squadra degli esordienti femminili. Naturalmente la squadra degli esordienti femminili giocherà in un campionato di maschi perché non ci sono altre realtà femminili di quella categoria. E si allenano a Borgonero nel collegio Don Bosco e giocheranno invece a Maggiora sul campo, perché c'è un campo un po' più grosso. E poi ci sarà la struttura dei pulcini. Allora, a Novara ci occuperemo soprattutto 2006, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, quindi un bel po' di categorie. Si lavorerà come Novara Calcio e le bambine saranno tesserate tutte Novara Calcio, come lavora proprio anche il Novara Calcio maschile, quindi di fare un lavoro proprio specifico. Io mi presento, come vi ho detto, Chetta Valeria, patentino UEFA B, 3 anni nei professionisti con i maschietti, poi ho fatto comunque 7 anni, quindi 4 anni prima diciamo, ho fatto il collaboratore anche nei dilettanti. Ho giocato per 25 anni a calcio femminile, ovviamente. Ho fatto anche Serie A e Nazionale Under 21.